Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come completare la terza fase del raid Promessa del Discepolo. Inizio col dirvi che questa fase sarà un po' più complicata rispetto alle altre e meriterà molta più attenzione. Dovete sapere che qui avrete tre artefatti da usare, quindi vi dovrete dividere in tre squadre da due. Poi avrete quattro stanze da fare e avrete i cecchini corrotti sovraccarichi. Quindi come prima cosa, prima di partire, vi consiglio di mettervi tutti la mod per i sovraccarichi e l'arma che più vi aggrada tra il fucile automatico e la mitraglietta. Per la prima stanza davanti a voi avrete un piedistallo con sopra il primo manufatto che sarà la piramide. Quello che farà è sparare un laser infinito e vi servirà per i cavalieri corrotti scudati. Questo manufatto non dovrà mai essere lasciato a terra dal portatore, poiché nel caso in cui succedesse avrete scritto risonanza trattenuta 30 secondi e questo vorrà dire che vi impedirà di raccogliere il manufatto, mentre nel caso in cui il portatore morisse, quando verrà arrestato potrà riprenderlo. Nel caso in cui cadiate nel vuoto con il manufatto, dovrete immediatamente andarlo a recuperare nella stanza dove siete partiti. Ma nel caso in cui succedesse questo, è quasi sempre una fase fallita e dovrete rifare il tutto da capo. Dovete sapere che quest'ultima parte che ho detto sulla perdita del manufatto sarà così per tutti i manufatti, quindi dovrete fare molta attenzione. Ora, per iniziare la prima fase dovrete raccogliere il manufatto. Una volta fatto questo, sopra la super vi comparirà scritto risonanza terminale 1 minuto e 15 secondi. Questo conto alla rovescia starà a indicare il tempo che avrete a disposizione per completare la fase. Davanti a voi spawnerà un cavaliere corrotto scudato, che chi avrà la piramide dovrà ucciderlo con il raggio per far comparire i simboli sulla porta, e facendo questo prolungherà il tempo della fase. Nel mentre ai lati della stanza, cioè a sinistra e a destra, spawneranno i custodi dei glifi, che saranno un infame e un corrotto, e questi dovranno essere uccisi dato che riveleranno tre simboli ciascuno, ma solo chi avrà il manufatto potrà leggere i simboli del corrotto e chi non avrà il manufatto potrà leggere quelli dell'infame. E qui quello che dovrete fare è trovare un simbolo in comune. Una volta che l'avrete trovato dovrete andare verso la porta e sparare a quello giusto che avevate in comune. Facendo questo vi si aprirà la porta dandovi accesso alla stanza di intermezzo. Questa stanza sarà quella dove dovrete depositare il manufatto sull'altare. Facendo questo vi prolungherà il tempo della fase di 1 minuto e 15 secondi e in più qui vi farà comparire il secondo manufatto, che sarà l'egida nonché lo scudo. L'egida sarà molto utile per purificare con la sua bolla i compagni nelle prossime tre stanze dal debuff chiamato oscurità pervasiva, poiché questo ci oscurirà la visuale e se raggiungerà il per 10 ci farà morire. E anche qui l'egida lo dovranno utilizzare in due e ve lo dovrete passare come testimone, quindi dovrete creare la seconda squadra da due. Per continuare con la fase dovrete raccogliere entrambi i manufatti e si aprirà la porta. Quindi appena entrerete nella seconda stanza dovrete dividervi in due squadre da tre, una a sinistra con un manufatto e una a destra con un manufatto. Questo lo dovrete fare perché, come ho spiegato prima, quando ucciderete in uno dei lati il custode dei glifi corrotto, solo chi avrà il manufatto potrà leggere i simboli e chi non avrà il manufatto potrà leggere quelli del custode infame. Ovviamente chi avrà l'egida dovrà fare attenzione in questa stanza a purificare i compagni dall'oscurità pervasiva e controllare i simboli nel suo lato nel caso in cui spawni il corrotto. Quindi dopo che entrambi i custodi dei glifi sono morti dovrete ricordarvi il simbolo in comune e spawnerà un cavaliere corrotto scudato da fare con la piramide. Una volta ucciso farà comparire i simboli sulla porta e rispawneranno altri due custodi dei glifi, e uccisi anche questi dovrete trovare il simbolo in comune. Una volta che avrete trovato il secondo simbolo in comune dovrete andare tutti verso la porta con i simboli e aspettare che il cavaliere corrotto scudato venga ucciso, dopodiché dovrete sparare ai due simboli in comune che avevate. E qui vi darà accesso alla seconda stanza di intermezzo. Dovrete fare attenzione allo spawn dei paramiti. Una volta uccisi dovrete depositare sugli altari i manufatti e facendo questo vi darà di nuovo 1 minuto e 15 secondi per la continuazione della fase e vi comparirà anche il terzo ed ultimo manufatto, che sarà l'occhio di Riven. L'occhio di Riven sarà molto importante per le due stanze che farete, dato che servirà principalmente per distruggere le pieghe corrotte che troverete nella stanza e distruggendole ci farà comparire i custodi dei glifi. L'occhio di Riven lo potrete anche utilizzare per far pulizia, e anche qui l'occhio di Riven lo dovranno utilizzare in due e ve lo dovrete passare come testimone, quindi dovrete creare la terza squadra da due. Ora per partire uno di ogni squadra dovrà raccogliere il proprio manufatto e si aprirà la porta. Qui quello che dovrete fare è stare tutti insieme e non più divisi. Appena sarete dentro la stanza anche qui subirete l'oscurità pervasiva, quindi chi avrà lo scudo vi dovrà purificare. Per chi avrà l'occhio di Riven dovrà andare subito vicino alla piaga corrotta
granata e dovrà farla scoppiare con il tasto che usa per lanciare le granate, perché se li sparerete normalmente non funzionerà. Un'altra cosa che deve sapere chi ha l'occhio di Riven è che le piaghe corrotte non sono sempre fisse, o meglio possono variare zona, nel senso che se trovate la prima piaga più vicina all'entrata della stanza, la seconda piaga sarà fissa a sinistra. Se la piaga sarà più lontana dall'entrata della stanza, la seconda si troverà fissa a destra della stanza, e questa meccanica varrà solo per questa stanza. Una volta distrutte le due piaghe corrotte, compariranno i due custodi dei glifi a destra e a sinistra della stanza. Una volta che li avrete uccisi, lasceranno come sempre i simboli da trovare in comune, e al centro della stanza spawnerà il corrotto scudato da uccidere con la piramide. Nel frattempo, chi avrà l'occhio di Riven si dovrà occupare di distruggere le altre due piaghe corrotte che rimangono. Una volta distrutte anche queste, rispawneranno i custodi dei glifi, e uccisi anche questi dovrete di nuovo trovare il simbolo in comune, e al centro della stanza di nuovo spawnerà il cavaliere corrotto da uccidere con la piramide. Una volta ucciso dovrete sparare ai due simboli che avevate in comune, dopodiché si aprirà la porta e dovrete fare attenzione ai paramiti che spawneranno, dato che rischierete di morire. Dopo che li avrete uccisi dovrete subito entrare dentro la stanza di intermezzo e depositare tutti i manufatti, facendo questo di nuovo vi prolungherà la fase di 1 minuto e 15 secondi. Nella quarta stanza farete tutto quello che avete fatto nella terza stanza, quindi ogni squadra dovrà raccogliere il proprio manufatto per partire. Appena entrerete dentro la stanza subirete il debuff oscurità pervasiva, quindi chi avrà l'egida vi dovrà purificare, chi avrà l'occhio di Riven dovrà distruggere le piaghe corrotte, e anche qui le piaghe corrotte possono variare zona. Se la prima sarà a sinistra, la seconda sarà fissa a destra della stanza, se invece la prima sarà a destra, la seconda sarà fissa a sinistra della stanza. Una volta distrutte le due piaghe corrotte, compariranno i due custodi di glifi a destra e a sinistra della stanza. Una volta che li avrete uccisi, lasceranno come sempre i simboli da trovare in comune, e al centro della stanza spawnerà il corrotto scudato da uccidere con la piramide. Nel frattempo, chi avrà l'occhio di Riven si dovrà occupare di distruggere le altre due piaghe corrotte che rimangono. Una volta distrutte anche queste, rispawneranno i custodi di glifi e dovrete di nuovo trovare il simbolo in comune, e al centro della stanza di nuovo spawnerà il cavaliere corrotto da uccidere con la piramide. Una volta ucciso dovrete sparare ai simboli che avevate in comune, dopodiché si aprirà la porta e anche qui dovrete fare attenzione ai paramiti. Una volta uccisi i paramiti depositate i manufatti e la terza stanza del raid sarà completata e vi spawnerà la cassa con il loot. Il video guida termina qui ragazzi, spero di esservi stato di aiuto, nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti e io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!